Buongiorno a tutti amici, eccoci qua pronti perché finalmente i bambini sono in vacanza e noi dobbiamo realizzare le nostre ricette in 10 minuti perché così possiamo dedicarci a loro, portarli in giro, a spasso, al mare o dove più ci piace o anche semplicemente stare a casa ma poter passare un po' di tempo insieme a loro. Quindi vi do la proposta di oggi, andiamo a vedere. In una pirofila vado ad adagiare un foglio di pasta sfoglia rettangolare e lo faccio aderire bene ai bordi in questo modo. Con una forchetta vado a bucherellare la base. Ho lessato e fatto a fettine due patate medie e a questo punto vado a rivestire la tortiera. Dopo aver aggiustato di sale vado a ricoprire con uno strato di mozzarella. In questa ciotolina ho messo 350 g di passata di pomodoro, un pizzico di sale e dell'olio e vado a mescolare direttamente dal mio orto dell'origano profumatissimo. Se non avete quello fresco potete mettere tranquillamente l'origano in polvere. A questo punto andiamo a rivestire tutta quanta la nostra torta. Facciamo in modo che la passata di pomodoro vada a finire su tutta la superficie, così a rimboccare leggermente questi bordi in eccesso. Vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. A questo punto, quando vedete che la torta è quasi pronta, potete aprire sopra il numero delle uova dei vostri commensali. Basterà rimettere in forno per altri 3-4 minuti e la nostra torta è pronta. Ecco pronta la nostra ricetta in 10 minuti! E nel box informazioni trovate l'elenco dettagliato di tutti gli ingredienti. Mi raccomando, passate nei commenti e fatemi anche semplicemente un saluto. Quindi amici, non mi resta altro che augurarvi una buonissima giornata e realizzate la mia ricetta e soprattutto poi mandatemi le foto, postatele sui vostri profili Instagram mettendo l'hashtag Cricucina oppure sulla vostra pagina Facebook mettendo sempre l'hashtag Cricucina, così comparirete sulle mie gallerie e mi farà un grandissimo piacere. Un saluto a tutti, a presto, alla prossima ricetta! Cucina.